Di Luigi, credo. Ehi, spunta continuamente però. E quindi? Porca miseria! Pensavo fosse un fantasma. It's too late, Mario. It's very too late. E salve a tutti e bentornati di nuovo nel canale di Philips93. Questo è un video molto più strano, molto strano, diciamo. Non c'entra niente con tutti gli altri giochi che ho portato. Questo è Too Late.exe di Super Mario Bros. 3. Come potete vedere, qui Mario piange la perdita del fratello Luigi, che è scomparso, diciamo, a causa sua. Vabbè, già vi ho rivelato uno spoiler, ma in realtà questo non ve lo devo dire. Il motivo però non ve lo spiego perché è scomparso, perché lo scopriremo durante il gioco. Nel frattempo iniziamo questa avventura pazza di Super Mario Bros. 3 Too Late.exe e via. Ecco qua, partiamo dal mondo 1, dove Mario ovviamente è molto più triste del solito, infatti vedete le lacrime che gli stanno scendendo praticamente a capofitto sulla faccia, e noi iniziamo immediatamente il primo livello. I miss your brother. Mi manchi fratello, Questo proprio fa capire l'intenzione già maligna del gioco. Non vi spoilerò più nient'altro. Ok, power up preso, Mario è sempre triste sia da piccolo che da grande. Non c'è nessun nemico all'orizzonte, e questo è veramente molto ma molto strano. Ma il motivo ovviamente c'è. Non posso prendere l'ala perché vorrei volare, ma sopra non c'è niente. Guardate, non c'è assolutamente nulla da prendere. L'ala non è neanche qui. Il gioco è molto. No! 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 Ah, sono scemo però! Vai! No, peccato! No! No! Ma porca miseria! Ma sto facendo veramente schifo? Morirò mai più! Aiuto, stavo morendo un'altra volta. Perché è difficile? Vi giuro che è difficilissimo da controllare. Non è uno scherzo! Ce l'ho fatta. Ok, prendiamo la fine. Ma no. Ai. 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 I can't continue with this. Si mette a piangere, che non può continuare con questo dolore che porta dentro. I can't continue with this. La voce di Luigi! Luigi! E questo è un colpo di scena. Colpo di scena clamoroso. E ovviamente non posso prendere la fine perché il gioco non me la fa prendere. Quindi devo andare dritto. Andare dritto. Dai, forza, incontriamo Luigi! Non mi sembra tanto Luigi però, eh. Luigi, is that you? Sei veramente tu, Luigi? Yes, Mario! Aia. Non è lui, lo sapevo che non era lui! It's me! Ah, aiuto, l'ha preso! Non promette niente di buono questa scena? Carissimo fratello! Detto così proprio è. L'ha mangiato! Allucinante questa cosa! Questo gioco è appena iniziato, ok. Vabbè, nel frattempo ha lasciato il cadavere di Mario lì, tranquillo, bello, a vista. Ma sta succedendo qualcos'altro. Qualcuno da dietro sta prendendo il tabellone del primo mondo. Porca miseria. Che cacchio succede adesso? L'ha spaccato! Luigi, che è quello che sembra, Luigi l'ha spaccato! È il tempo di andare nel prossimo livello. Impressionante, Luigi sarà sicuramente uno zombie. E Mario cade, Mario cade, cade, cade nel vuoto praticamente. Fall. Caduta, caduta libera. E adesso dove andiamo? Mi sa in nessun posto di buono, eh. Mondo 2, una schifezza praticamente. Tremendo, tremendo veramente. Nel frattempo adesso si può scorgere Too Late, anche se in parte. E noi iniziamo il primo livello di questo. Di questa tragedia, perché non è un mondo, è una tragedia. Ma chi era lui? Uvasi, Uvasi! Chi era? Troppo. Troppo, non era niente di rassicurante. Dove siamo? Cacchio, eravamo in una foresta terrificante. Bruttissima, proprio. Angosciante. Inquietante. Io devo fare attenzione perché qua. È vero che sono tutti morti, però. Ho paura. Ah, qua posso salire, ok, prendere altre monetine. Le monete sono importanti. No! Aiuto! Che cacchio! No!
che... Ma mi prende? Non lo so. Devo stare attento perché ho visto la figura di Luigi maligna che voleva proprio prendermi. Io ho paura però. Ho paura di continuare perché questa situazione non si può assolutamente continuare. Stavo per cadere, ok. Attenzione, qui proprio la canzone non è per niente rassicurante. Anzi, assolutamente, non dormirci la notte. Qui c'è il berretto di Luigi, credo. Ehi! Spunta continuamente però, eh. E quindi? Porca miseria! Pensavo fosse un fantasma, invece mi ha letteralmente stritolato. No! No, non posso vedere questa cosa. Ma... Dragon Game! Maledetto! Eh sì ragazzi, purtroppo ho dovuto ricominciare perché dopo che muori ti fa direttamente uscire, letteralmente uscire dal gioco, completamente. Quindi ho dovuto rifare tutto, la parte strangolamento, ammazzamento, stritolamento di livello di mappa. E come giocare male qui? Chi era lui? Chi era? Così? Chi era? Ok, ogni volta mi devo girare, ho capito, perché sennò mi fa del male. Pensavo che volessi dare, che ne so, una carezza, un bacino. In realtà niente di tutto questo. Questo è un mondo veramente triste. Triste. No! Mi ha distratto! Mi ha distratto quella sagoma maligna! E poi il controllo del gioco. Vattene via, porca. Vabbè, in continuazione mi devo girare praticamente. Devo stare attento, il gioco non è per niente facile. Questi controlli non rendono il tutto molto molto più fattibile, purtroppo. Troppo bisogno di vite. Ma le vite qui non me le dà nessuno, me le devo procurare con le monetine. Vai via, maledetta. No! Aiuto! Ma in continuazione, però è veramente uno stress, sinceramente. Uno stress perché continuamente me lo trovo dietro. No! Sparisci, maledetti. Ancora! E batte palle, basta, non rompere Luigi. Luigi ho quello che rimane di Luigi, perché non penso che si... Oh, ma mi ha rotto veramente le scatole, maledetti. Basta, vai a giocare fuori Luigi. Vabbè, sei già fuori. Vabbè, posso finire questo livello in santa pace? Ma porca miseria, no vabbè, allucinante, mi sta distraendo in continuazione. Brutto del gioco anche questo. Bello, brutto. Quel che si voglia. E soprattutto anche questo, perché qua tomba. Non di azzardare. Fammelo finire. Oh, grazie al cielo, me l'ha fatto finire questo livello maledetto. Col fungo triste, ovviamente. Ok. E il primo livello è concluso. Congratulazioni, fratello. Ah, perché ti sei girato, maledetto? Ma questo non è ancora finito. Ok, but it's not over. Porca miseria. Con una risata da Michael Jackson, va bene. Okay. Il thriller di Michael Jackson. Allora. Livello 2, niente di buono ovviamente. Mi ha spaventato. You scare me. Certo. Ha spaventato. Perché ti ha rotto più che... sempre peggio. Qua la visibilità è ancora più ridotta. Che cacchio ho detto? La visibilità è ancora più ridotta. Cioè, allucinante questa cosa. È difficile, ve lo dico. Questo è un hardcore. Si vede che è un hardcore. Mi sa quante cacchio di altre volte lo devo ripetere. Io spero. Perché poi. Un occhio, ma. No. Oh no, ok. No, ma perché? Ma che cacchio? Ma non è possibile questa cosa. Sono morto un'altra volta, vero? Che devo fare? Devo uccidere l'occhio, ma cosa devo fare? Ho capito, ma deve finire di stritolarmi per bene. Cosa devo fare? Io sto facendo tutto. Ah, dai, no, sto correndo! Ma sto correndo, porca miseria! Ma non è possibile questa cosa! Mi dimentico tutti i punti, comunque. Di già, ma dai, ma che palle di già però! Neanche il tempo ti dà. Non è assolutamente facile. Così ci mettiamo un po' di scatole in continuazione. La cosa è letteralmente vergognosa. Salto. Bene, è andata bene. Ok, adesso è tutto più fattibile, credo. Bene. Prendiamo altra luce. Aiuto, l'occhio non mi deve vedere. Mi vede, sono guai. Che difficile questa parte, voi non avete la più pallida idea di quanto sia difficile. Ecco, sono morto.
Invece no, invece no, mi ha risparmiato, va bene, ottimo. Forse Dendracqua mi rispa... Che difficile, che difficile sta parte. Allora, ce ne sono, credo, altri... Un'altra e un'altra ancora di questi salti vergognosi. No, 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 e assolutamente no. Non mi farò prendere. Penso che ce ne sia un altro di questi salti. Stiamo andando bene. Mi sto pure meravigliando di me stesso. Sì. Salto nel vuoto un'altra volta. Dammi luce. Io aspetterei. È andata bene, è andata bene, è andata benissimo. È andata benissimo, non manca molto, dai. Non manca molto, passaggio a livello successivo. Oh mio Dio. Quasi, 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 quasi. Dai, ti prego, fammelo finire. Fammelo finire, maledetto. Tra poco non vedrò più niente. Tra poco non vedrò più niente. Sta finendo. Sì, 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 ce l'ho fatta. Sì, porca miseria, ce l'ho fatta a finire questo secondo livello indemoniato con una sola vita persa. Questo è ottimo, veramente. Adesso c'è Luigi che parla. Do you want a life, brother? Vuoi una vita? Sì, dammela, dammela, maledetto. Gentile, è stato gentile. È uno stronzo, però è gentile. You will need it, tu ne avrai bisogno, ok? Ma ce l'ho fatta superare questo maledettissimo secondo infernale di livello. Nella casa di Todd, così vado a prendere un power up. Vediamo che power up c'è. Io spero che Todd sia ok. I hope Todd is ok, va bene, speriamo tutti. Già la canzoncina, al contrario, non mi fa sperare bene. Quindi? Come faccio ad aprire la scatola? Ah, too late Mario, no! Todd praticamente con la testa mozzata. Non va assolutamente bene. Too late. Porca miseria, niente. Facciamo finta di niente. Scappiamo via. E ci indendiamo in questo maledettissimo terzo livello. Spero che sia meno maledetto. Io non so come posso continuare in questo modo ancora. E non lo so neanche io. Perché le musiche diventano sempre più maledette. Ok, credo che in quei fossi ci siano Luigi, va bene, c'è Luigi indemoniato, quindi devo stare attento. Musiche veramente disturbanti. Pochi che girano. Aiuto, attenzione, c'è Luigi, potrebbe essere lì sotto. Poi indicato dal cartello. Dai, questo terzo livello. No, 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 no. Mi ha letteralmente squartato, maledetto. Madonna santa! Non c'è neanche il tempo, ma devo correre come un pazzo praticamente. Speriamo, speriamo che non mi faccia ritornare di nuovo indietro, perché ho zero vite. E sinceramente tutta la voglia di ripetere sta zozzeria non ce l'ho, te lo posso garantire, stavo per uscire. Il mostro stava per... No, che cretino! Che cretino! No, non è vero! Ma ha fatto uccidere, vabbè. Io per adesso mi fermo qui, lo rifarò di nuovo la prossima volta, questa hack. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Sperando di riuscirci, ovviamente. Maledetto!